Coach, benvenuto nella conferenza stampa di questa emozionante gara 5 di primo turno playoff, per cui do a lei la parola per un suo commento di apertura, per cortesia. Buonasera a tutti, complimenti alla nostra squadra, a tutta la società, tifosi, allenatori, giocatori, nostro proprietario per questo semifinale. Io sono arrivato qua un anno fa, abbiamo cominciato questo rebuilding, al finale abbiamo fatto qualche cosa. Essere dentro di quattro squadre in questo campionato è molto importante, è un campionato molto duro, molto competitivo, cresce ogni anno e io sono molto orgoglioso di questa squadra. Non vogliamo fermare di qua, vogliamo andare avanti con la stessa voglia, lottare per fare qualche cosa di più. Adesso con calma aspettiamo che squadra che viene a giocare contro noi, o si gioca fuori o si gioca a casa, però come si dice, humble, umiltà, con una umiltà preparati per prossimo passo. Anche voglio dire una cosa che per me è molto molto importante. Lo stesso complimento voglio fare a Reggio Emilia, loro società, giocatori, allenatori, tifosi, hanno fatto un lavoro straordinario questo anno. Era una squadra che ti dà problemi ogni parte di campo. Tatticamente questa serie era molto molto dura. Sono stati tanti adjustment. Aggiustamenti. E sempre risposto in ogni cosa di noi, anche hanno vinto prima partita qua, abbiamo preso tante parole anche di media per questo immagine brutta, male, se abbiamo giocato tutta la serie con questa intensità di questa partita è completamente diverso, però vita è così, anche ci sono altre squadre, non solo noi. E al finale siamo di là, in semifinale sono molto molto contento. Ultimo quarto era un pezzettino di pallacanestro di livello altissimo. Grazie mille, se avete una domanda. Non sono riusciti però a trovare gli aggiustamenti sull'ultimo quintetto, quello con i due play e Jordan da 4. Era una battaglia, però abbiamo preparato tante cose e questa era la mia decisione ultima e è rimasta così. Le chiedo, è stato speso tanto a livello di energia e mentale in questa serie, averla ripresa dopo essere stati con le spalle al muro, quanta energia vi dà in più adesso verso le semifinali? No, mai si sa, però si vede che è squadra preparata, che mai molla in ultimo quarto, che è dura, che gioca, che ha tutta stagione si parla di nostra fisicità, adesso abbiamo visto, non solo adesso, non solo questa sera, tante volte, però questa era una fisicità davvero, perché difendere questi giocatori come Galloway e Smith è un problema, Tarik Black è un problema, sono giocatori di un livello altissimo, un allenatore preparato per ogni situazione. Senta coach, all'inizio della serie un giocatore come Tucker era in difficoltà e invece poi nelle ultime due partite, gara 4 e gara 5, ha totalizzato praticamente 49 punti. 49 punti, un giocatore non si guarda solo per punti, no, cioè, ha fatto un lavoro straordinario in difesa, in attacco, rimbalzi, penso che in ultime due partite lui ha 17 rimbalzi. Oggi valutazione di partita 31, queste sono cose di alta qualità. Dunque, però complimenti a tutta la squadra oggi, perché ogni giocatore che ha giocato oggi ha fatto qualche cosa, neanche senza punti, con pressione, con fare cose di tattica che io volevo, dunque non posso dire, tutti sono partecipati. Si ricorda che le avevo chiesto che voto dare al campionato qualche settimana fa. Dal mio punto di vista è già ottimo, perché insomma era da diversi anni, se non ricordo appunto 4,
che la Reier non arrivava in semifinale? Non lo so, veramente non lo so. Ho capito questo periodo da quando sono arrivato io, quando ho visto squadra, quando ho visto potenza di squadra. Abbiamo fatto molto bene, però questa seconda partita contro Sassari era molto molto decisiva di questo che ha già spiegato a club. Non può essere una squadra brava è sempre un mix di giovani e più vecchi con esperienza. Non possiamo essere squadra più vecchia in Italia e in Europa. Di qualità si può fare, però giocare ogni secondo giorno, immaginati 5 partite in questo ritmo, dopo di 2-2 con un giorno di pausa, non è facile. Devi avere gente come Jordan Parks, come Rajon Tucker, come Amir Sims, come, hai capito? Che più fisicità e più. E penso con questo cambio di filosofia che siamo qua, però io non sapevo di questi risultati che avete detto adesso. Io. Sì, 3 anni fa la semifinale con Milano. Ok. Ecco, questi 4 giorni basteranno per recuperare Cabenghele? Penso che sì. Non ti posso adesso dire 100%, però penso che sì. Buone possibilità. Grazie coach. Grazie mille per tutto.